Bene, intanto mi avete chiesto come si fa ad avere sempre a disposizione uno spazio per memorizzare i dati, magari quando non si ha una chiavetta a disposizione. Beh, il sistema è molto semplice, basta utilizzare per esempio WhatsApp. WhatsApp è un modo meraviglioso per salvare dati, che vuol dire immagini, foto, video, ma anche documenti. Ed è molto pratico perché possiamo usarlo su un desktop, possiamo usarlo su un telefono, quindi basta farci inviare delle informazioni lì e quindi abbiamo sempre a disposizione quello che ci serve. Ma come si fa a creare una zona di memoria personalizzata utilizzando WhatsApp? Beh, il sistema è molto semplice, bisogna creare un gruppo in cui ci sia un'unica persona che ne faccia parte, ossia voi stessi. Il problema è che con WhatsApp non è possibile creare un gruppo di questo tipo, quindi dovrete crearlo la prima volta, creando un gruppo, invitando in questo gruppo a partecipare un vostro amico, una vostra persona, insomma un conoscente, date il nome del gruppo e una volta creato questo gruppo andare a cancellare quella persona. A quel punto quel gruppo sarà solo vostro e sarà a vostra disposizione e potete ovviamente salvarci lì tutte le informazioni di cui avete bisogno. Ripeto, immagini, suoni, ma anche documenti. Questo è molto pratico. E poi vi ricordo che c'è un altro video, insomma, che vi racconta come fare per utilizzare WhatsApp da desktop, quindi da persona computer. Quindi alla fine WhatsApp diventa un buon sistema per memorizzare i dati ed averli sempre a disposizione.